Allora, prima di dare inizio alla sessione conclusiva dei nostri lavori, il professor Fagiolo ha chiesto di intervenire e abbiamo concordato che il suo intervento durerà 6 minuti e mezzo. I mezzo sono trattabili. Al quinto minuto e mezzo mi dai fare insegno. Faccio così, guarda. Okay. E ti avvio a concludere, come si. Prego. No, come vuoi, naturalmente. 10 anni dopo quella mostra ho avuto modo di studiare la Via Pia, scoprendo che il punto di partenza non era il Quirinale ma Piazza Venezia con le note oceaniche, il punto di arrivo era lo studio Eusebio, alla fine della Via Nomentana. Vabbè, a parte gli scherzi, io sono, diciamo, testimone di questo patto di alleanza che Eusebio stabilì subito con il mio maestro Giulio Carlargan, a cui chiese 2 o 3 persone da affidargli come assistente volontario. Io ero allora con un'altra persona, 2, una delle quali è diventata direttrice del museo, della Galleria d'Arte Moderna, poi chi di voi la ricorda, adesso questo è un quiz aperto. C'ero naturalmente, come ho cominciato a dire nel convegno sul Roxy, c'ero in quel momento in cui dopo il cantiere michelangiolesco, qui a Valle Giulia si apriva il cantiere di una nuova storia dell'architettura. Forse sono l'unico sopravvissuto, quasi l'unico sopravvissuto, del primo gruppo degli assistenti di Eusebio, tra storici dell'arte e storici dell'architettura. Dopo sarebbe venuto anche Severati, che ci ha parlato di quel periodo. Prima che questa aula magna venisse restaurata, qui dovete immaginare alle mie spalle 3 schermi, perché allora c'era una innovazione quasi rivoluzionaria. Adesso parliamo di età archeologiche, 60-54 anni fa. C'erano lezioni con tre proiezioni. Io ero stato chiamato da Eusebio a coordinare un gruppo di giovani assistenti e di ancora più giovani. Tra i giovani c'era Arnaldo Bruschi, Giuseppe Zander, tanto per nominare qualche persona. E accanto alle lezioni della cattedra unica c'era una serie di lezioni tematiche affidate a noi giovanotti, il gruppo degli assistenti, e io facevo un po' il regista scegliendo i temi di queste conferenze, dando una scaletta, per cui davo la parola a questi vari giovani che non ci sono più purtroppo. Ricordo fra l'altro che c'era uno strumento, una specie di cassetta in cui si comandavano i 3 proiettori delle diapositive, e c'era una giovanotta che si chiamava Uga de Plessin Perugini, per dire appunto il livello delle persone intorno a questa equipe. Tra queste lezioni ricordo che Eusebio rimase molto colpito da 2 in particolare, una sull'architettura della preistoria, dove poi mi fece le congratulazioni per aver rievocato, non so, Stonehenge, l'architettura nuragica, eccetera, eccetera, e l'altra sul manierismo, e anche lì mi fece complimenti per quello che avevo rivelato. Allora si conosceva poco su Palazzo Te, le invenzioni eretiche di Giulio Romano. Le attività su Borromini cominciano con una preparazione, è stata ricordata. Io come assistente ho perfino seguito un corso di rilievo del San Carlino di Borromini, cioè, avevamo un ottimo rapporto col custode, che si chiamava Picchi di cognome, di mestiere faceva il generale, e padre di Armando Picchi, che era il capitano dell'Inter. Beh, sono storie di altri tempi. Dicevo, la mia storia finisce accanto a Eusebio in questo 67-68, che è legato sia all'anno borrominiano sia ad altri eventi. Ma allora veniva a Roma una volta ogni tanto come caporale dell'esercito. I portoghesi mi dedicò il suo grande libro su Borromini, definendomi caporale dell'esercito di Borromini. Ho introdotto, diciamo, questi temi. E parallelamente, e qui se ormai c'è qualcuno in più, devo riconoscere il mio debito con Bruno Eusebio, è stato il mio secondo grande maestro dopo Argan, mi ha insegnato la grande lezione del saper vedere l'architettura, che poi ho integrato con il saper leggere l'architettura. Qualcuno ha scritto negli studi in mio onore che io so anche vedere l'invisibile, questo si può intendere in un modo doppio:
in un modo così elogiativo, Fagiolo sa dire quello che nessuno ha mai visto, oppure si può intendere dire Fagiolo è talmente visionario che legge quello che non esiste. Vabbè, fine della autocitazione. Un'azione congiunta che facemmo tra la mia facoltà di provenienza, lettere e architettura, fu una bella mostra didattica permanente qui vicino alla Galleria d'Arte Moderna sull'architettura moderna. Era concepita, Argan fece l'intermediario con Palma Bucarelli allora, era concepita come una mostra permanente, era nel grande salone al centro della galleria, poi quando c'erano mostre venivano smontate e poi veniva rimontata. A un certo punto la mostra viene condannata insieme alla memoria di Palma Bucarelli o di Zevi o di Argan e mai più rimontata. Recentemente il vicepresidente di questa facoltà ha proposto di riesumarla, consisteva in pannelli didattici fin qui tutto normale, poi una serie di immobili, di arredo, sedie eccetera del Novecento e poi una serie straordinaria di modelli, di capolavori dell'architettura del Novecento fatte dagli studenti della facoltà di architettura diretti da Perugini e da altri, anche questi giacciono nelle casse in qualche scantinato di edifici, vedremo appunto come riprenderle. La lezione di Zevi è stata per me una lezione straordinaria, prorompente, e quindi ho sentito il dovere, al di là del fatto che non rientro nel programma di questo convegno, di portare questa testimonianza. Grazie a tutti. Grazie moltissimo al professor Fagiolo e la sua testimonianza. E allora chiamo qui al tavolo della presidenza Antonino Saggio, che sarà il chairman di questa sessione conclusiva, e Alessandra Montoni, che svolgerà la relazione introduttiva. Ecco, soltanto perdonatemi una piccolissima raccomandazione. Questa sessione, che è la sessione con il maggior numero di interventi, che come sapete riguarda l'ultimo periodo dell'insegnamento di Zevi nella nostra facoltà, deve concludersi alle 6 per poter lasciare uno spazio ad un dibattito, come giusto che sia, perché poi dobbiamo iniziare il concerto che ha dei suoi tempi, una sua organizzazione a cui non possiamo venir meno. Quindi prego il professor Saggio di gestire questa sessione avendo come data, come ora conclusiva, le ore 6. Grazie. Bene, diciamo almeno 6:30. Mi prendo soltanto 3 o 4 minuti per introdurre questa sessione, che è quella più vicina a noi, è quella che ci tocca e che in qualche maniera può riprendere alcuni dei fili messi in campo dalla nostra stessa preside. E cioè parliamo di un centenario vicino a noi, di una persona vicina a noi, in cui molti degli enzimi, molte delle forze e anche delle criticità possono ancora essere messe in campo, possono anche ancora essere attive. Quindi è una sezione non a caso piena di protagonisti di quella stagione, ma che anche nella mente nostra di docenti ancora operanti per qualche anno e degli studenti può avere probabilmente uno stimolo. A questo titolo, prima per iniziare e dare la parola alla professoressa Montoni e anche presentarla come è giusto, 3 minuti di un brevissimo intervento mio, che è l'unico intervento in questo convegno, anche se ho partecipato al comitato scientifico naturalmente cercando di contribuire come potevo. Allora, i 3 minuti del mio intervento sono i seguenti. Però volevo ricordare un'altra cosa. A me fa piacere essere vicino a Alessandra, perché io e Alessandra eravamo nel comitato scientifico di un convegno che stranamente non è stato, mi sembra, mai ricordato, è quello del 2003 e poi 2004, dedicato alla figura di Bruno Zevi, che si è svolto nell'aula magna del rettorato e di cui sono presenti gli atti. Noi abbiamo fatto un convegno alla morte di Bruno Zevi, ed è stato un convegno anche in quel caso di 2 giorni importante, di taglio diverso. Gli atti sono presenti e quindi potete guardarli. Allora, quello che volevo dire in questi 3 minuti di introduttivi a questa sessione sono i seguenti.
Nel 1995, uso le date perché siamo davanti agli studenti, molti studenti non hanno 23 anni, quindi nel 1995 ho pubblicato un libro che si chiamava Giuseppe Terragni, vita e opera. Il libro viene congedato con una dedica a Bruno Zevi e al suo titanico contributo all'architettura e alla cultura. L'uso di questo aggettivo titanico a me è costato diverso tempo di riflessione, ma vorrei dire che il convegno di oggi è una ottima prova dell'appropriatezza di un aggettivo così forte che io usai in quell'occasione. Non so quanti altri protagonisti della cultura, della politica e della scena architettonica italiana abbiano avuto, in occasione del centenario della loro morte e della loro nascita, tante e diversificate manifestazioni in Italia e all'estero. Vorrei dire che quella qui presente ha una sua forte specificità che sostanzialmente è stata tenuta dentro un ambito scientifico di contributo veramente alla didattica. Non è qui il caso di ricordare delle bellissime relazioni che ci sono state in questo momento, ma io devo dire che una delle cose più interessanti e che sofferma ancora questo valore titanico della presenza di Zevi, è che alcune delle personalità che sono intervenute in questa occasione, anzi sono tra gli organizzatori, sono personalità, e qua bisogna sottolinearlo, veramente distanti, se non estranee del tutto, al pensiero zeviano. E l'hanno dichiarato loro stessi, d'altronde. Pippo Sciorra, se è qualcosa, è un quaroniano. Orazio ha ribadito più volte la sua stretto legame con Tafuri, tra cui tra poco ci saranno anche degli esiti concreti. E naturalmente Piero Silvio Rossi, a cui sono legato anche da una comunanza melograniana, non si può certo definire uno zeviano, forse molto di più un benevoliano. Allora, perché dico queste cose? Le dico perché secondo me è molto importante in ambito di riflessione culturale non nascondere le differenze, ma rivelarle e farne invece forza e valore. E soprattutto in questo caso, il fatto che questo convegno sia stato, diciamo così, fortemente anche seguito e organizzato da personalità lontane dal pensiero operativo di Zevi è, secondo me, una testimonianza della sua titanica grandezza e del suo titanico contributo all'architettura. Vorrei dire un'ultima cosa per finire. Vorrei dire, nel caso specifico, naturalmente alcuni di voi sanno che il mio lavoro è stato probabilmente centrato sulla presenza di tre grandi personalità. La figura del triangolo è una figura a noi cara. Una è quella di Melograni, senza dubbio. L'altra è quella di un architetto operativo come Lussauer. E il terzo, evidentemente, è proprio Bruno Zevi. Di Bruno Zevi sono stato anch'io alunno. Potrei parlare anch'io dei miei titoli da studente, ma non è il caso in questo momento. Vorrei dire la cosa più importante, però. Io ho potuto lavorare molto attraverso Bruno Zevi, attraverso le autostrade che Bruno Zevi ha aperto. Erano autostrade operative, libri, riviste, collane, ma erano anche autostrade, come dire, di forza, di energia. E ho aperto con un aggettivo michelangiolesco e vorrei chiudere con un'immagine michelangiolesca, e cioè questa, è l'immagine che tutti conoscono sul cielo della Sistina, è l'immagine di Dio e di Adamo. Ecco, io volevo dire una cosa, volevo ricordare a tutti una cosa. Zevi ci trasmetteva una incredibile energia. È come quell'energia vitale dell'affresco di Michelangelo, quel dito che ci toccava
era una forza enorme che ci trasmetteva a noi tutti, sia se vicini al suo pensiero, sia se in contraddizione col suo pensiero, sia se in qualche maniera anche lontani, ma questa forza della sua energia e del suo lavoro, perché era un grandissimo, enorme lavoro, era questa idea di uno Zevi che lavorava 12-14 ore al giorno, nessuno di noi se lo può mai scordare, e a noi questa energia era in qualche modo trasmessa. Quindi io volevo introdurre questa sessione con questa immagine che spero vi accompagni per un po'. Adesso do la parola alla professoressa Alessandra Montoni, che non solo è stata docente in moltissimi anni in questa facoltà, è stata assistente di Zevi, ha scritto anch'essa un libro di storia dell'architettura, ma conserva, secondo me, un pezzo di DNA fondamentale del pensiero zeviano, ed è forse una delle persone che più lo conserva, ed è l'idea che la figura della progettista o del progettista non è scisso né dalla figura del politico o dell'uomo impegnato, nella donna impegnata nella politica, né soprattutto dalla persona impegnata nella progettazione. Sandra è una delle persone che a più alto livello conserva questa, diciamo, questa triade dell'impegno, che è una triade veramente zeviana. Prego. Grazie Nino. Vorrei però permettere che non sono mai stata toccata dal dito di Bruno Zevi. Quindi non ho nessun carisma diciamo introiettato da lui. E voglio anche dire che Bruno Zevi ci teneva una certa distanza a noi ricercatori o assistenti, no? Lui era il professore, ci siamo sempre dati del lei, e quello che valeva era quello che si discuteva, quello di cui si parlava a scuola. Quindi se uno diceva una sciocchezza lui te lo rimarcava, se uno diceva una cosa interessante lo rimarcava a sua volta. Ora, io ho fatto un intervento che sarà piuttosto contratto e che avrebbe bisogno sicuramente di molti approfondimenti. E, per fortuna, ci sono state molte anticipazioni nella giornata di ieri e di oggi sul tema della critica operativa. Voglio segnalare almeno tra i contributi di oggi quelli di Paolo Fiore, di Piero Rossi, di Carlo Severati, che ha dato veramente la sensazione del clima che si viveva in questa facoltà in quegli anni. E però voglio ricostruire un po' il percorso di questa critica operativa, di cui tutti hanno parlato come se fosse una cosa fissa, una volta per sempre, e che invece ha continuato a cambiare negli anni della ricerca e dell'insegnamento di Bruno Zevi. Ora, certo si può sostenere che l'idea di una critica operativa sia già implicito in uno dei suoi primi libri, quello del 50 o 51, della architettura e storiografia dedicata appunto agli studenti dell'Istituto Universitario di Venezia, dove Zevi insegna ai giovani che diventeranno architetti, non storici. Questo è importante. Che cosa sarebbe successo a Zevi se avesse insegnato in una facoltà di storia? Immaginiamocelo soltanto. Non voglio rispondere. Lui ha scelto, probabilmente, è stato chiamato come architetto a insegnare storia dell'architettura nelle facoltà di architettura, che preparavano architetti. Quindi il suo insegnamento tende a costruire un ponte tra la storia dell'architettura e il progetto fin dall'inizio, e sarà così per sempre. Un ponte che va dal mondo antico al mondo dell'oggi, ma immediatamente lui rovescia la prospettiva e sostiene che per capire l'architettura del passato bisogna fare un percorso a ritroso. Partire dall'oggi, da Le Corbusier, da Wright, mette sempre Le Corbusier prima di Wright. Questa è una cosa strana, lui mette sempre Le Corbusier prima di Wright. E retrocedere verso il passato, fino ai monumenti della protostoria, fino a Stonehenge, fino alle caverne.
Ma questa intuizione, che riproporrà più tardi nelle sue controstorie, mette così in evidenza che la materia da padroneggiare è vasta, è concreta, penetra immediatamente nella società del presente, innerva gli strumenti del progetto con gli ultimi risultati dell'attualità, per capire i quali tuttavia bisogna intendere a fondo le matrici antiche del linguaggio moderno. È proprio con questo sottotitolo che Zevi ripropone il libro Architettura e Storiografia nel 74, immediatamente dopo l'edizione di Il linguaggio moderno dell'architettura. Propongo alcune pagine di questo libro, perché qui Zevi fa un'intersezione diacronica continua tra monumenti del passato e monumenti del presente. E siamo in Egitto, e siamo in Grecia, e siamo in Europa, e siamo nel periodo del gotico, e anche però contemporaneamente vi fa vedere un'architettura degli ingegneri dell'Ottocento e un'altra dell'Art Nouveau, l'interno delle cattedrali del romanico e l'interno invece delle cattedrali della Borsa di Berlaghe, la Torre Eiffel e Mont Saint-Michel. Torniamo però agli studenti di Venezia, al fatto che si è preparata per ben 4 anni tutta la facoltà di architettura di Venezia questo studio su Michelangelo, che, come abbiamo visto, precipita poi nella mostra fatta qui a Roma. Una mostra che è già critico-cooperativa, l'hanno detto tutti, ma perché lo è in quella fase lì? Lo è come la critica delle opere del passato, qui vediamo un'immagine appunto delle fortificazioni di Firenze immaginate e mai fatte da Michelangelo, riproposte con strumenti e materiali del progetto moderno. In quel momento la critica operativa significava quello. Si studia il passato e si interpreta, come hanno spiegato molto bene i due dottorandi del vostro istituto. Ma in mezzo c'è dell'altro. C'è il suo scritto Benedetto Croce, la riforma della storia dell'architettura. Metron, numero 47, dove Zevi, sempre attento lettore della rivista di Croce, la critica che lui considerava il nostro foglio di battaglia, cita alcune frasi del filosofo come questa. Fondamento di ogni poesia è la personalità umana, e poiché la personalità umana si compie nella moralità, ci accusava sempre a noi del Partito Comunista di essere moralisti, però la moralità è importante, fondamento di ogni poesia è la coscienza morale, dice Croce. L'artista quindi non è che deve essere un pensatore profondo o un critico acuto oppure avere una moralità esemplare, deve soprattutto avere una partecipazione al mondo del pensiero e dell'azione che gli faccia vivere, o per propria esperienza diretta o per simpatia con l'altrui, il pieno dramma umano. Questa parola dramma umano è stata già citata da qualcuno negli interventi che mi hanno preceduto. Ma l'altra questione proposta in questo articolo, la riforma della storia dell'architettura, è quello della selezione. Se infatti, sempre riprendendo un'idea crociana, la storia produce con estrema rarità, a grandi intervalli, le opere di vera poesia, circondata da una sterminata produzione di opere di fievole e confuso valore, dice Croce, allora, sostiene Zevi, su questo piano di estrema selezione e per valutare proprio quegli estremi valori, ogni corso di storia dell'architettura è necessariamente un corso monografico. Il nostro compito è di caratterizzare 100 monumenti, 10 architetti e non di più. Qui siamo nel 52, quindi noi abbiamo sentito queste parole ribadite dall'ultimo Bruno Zevi. Per contro, si chiede Zevi, sempre questa volta distanziandosi da Croce, che è contrario alla storia sociologica, no?
Dice Zevi, la storia architettonica non è, come noi la concepiamo, storiografia sociologica che considera tutta la struttura urbana, tutta l'edilizia, nella quale si inseriscono le poche monografie dei creatori. E allora anche il riscatto della cosiddetta poesia in tono minore, Croce, oppure della poesia popolare, teorizzata sempre da Croce, oppure dei periodi storici minori, vedi Wyckoff, hanno diritto di esistenza, anzi addirittura di una piena rivalutazione. Di qui i suoi programmi didattici, monografici o complessivi, tenuti a Venezia, a Roma, ma anche il rovello di trovare quelle parole chiave per uscire da queste difficoltà logiche. Storia sociologica, storia di eroi, storia sociale e così via. Oppure trovare i possibili collegamenti efficaci per accrescere la capacità di agire da architetti, aderendo alle esigenze sociali, ma anche ponendo in relazione la storia della cultura e quella della poesia. Ebbene, parole chiave di Perzevi sono critica operativa e linguaggio. Ecco, del linguaggio si è parlato finora ben poco, però è invece Perzevi una parola importantissima. Il concetto di critica operativa, infatti, muta proprio al cambiare negli anni e proprio a cominciare dal suo discorso di prolusione dell'Ateneo, che è stato già citato più volte, quando nel 63 viene a coprire qui la cattedra di storia dell'architettura. Lì c'è una frase che si trova ancora a metà strada. In realtà Zevi, come abbiamo visto, ha sempre voluto, ha avuto in mente come docente di storicizzare l'insegnamento della progettazione. Ce l'ha spiegato benissimo Piero Ostilio Rossi nella sua lunga relazione. E ha sempre pensato che a questo scopo fosse decisivo lo strumento della critica. In quella prolusione, infatti, così definiva il compito dello storico. Lo scopo sta nel ridurre al minimo e eliminare gli immensi sprechi di cui la storia è tremendamente carica. Lo scopo sta nell'opporsi alla dilapidazione di un patrimonio rivoluzionario che la pigrizia, l'alterigia, l'insofferenza mortificano e cancellano. Se non è difeso e rivitalizzato costantemente da una critica capace di ribatterlo sui tavoli da disegno. Una frase che sta a metà strada, è una strada che è stata molto equivocata, perché mettere la storia sul tavolo da disegno ha significato per alcuni poter copiare il modello storico direttamente nel progetto. E qui noi vediamo in questa immagine, appunto, le fortificazioni, quali erano i due sprechi storici che in quel momento additava Zevi. Uno erano le fortificazioni di Firenze di Michelangelo, che erano state appena ritrovate i nuovi disegni nella Fondazione Buonarroti. E abbiamo visto che razza di, diciamo, processo spaziale portava dietro. L'altra era il fatto che bisognava tutelare l'eredità di Wright, che nonostante fosse stato da lui rilanciato, spiegato, raccontato, in fondo rimaneva sempre, abbiamo sentito anche in molti interventi, no? Beh, qualche cosa di tanto difficilissimo da riferire alla cultura italiana. E poi anche, diciamo, che era impossibile copiare. Allora che cosa si doveva fare? Si doveva tradurre, e lì c'è tutto un concetto di traduzione che adesso non posso... Ho aggiunto, non ne parla in quella prolusione, Borromini, che formerebbe con questi altri due architetti una triade indispensabile nel pensiero di Zevi, perché l'abbiamo appena sentito, no? Il discorso di Zevi sostantivo alla Sapienza e questo suo empatico amore per il San Carlino che va a visitare subito prima di andare esule, abbandonando Roma dopo le leggi razziali del 38, va a San Carlino, si imbeve quasi di questa meravigliosa creazione, diciamo, così originale, così difficile, così fantastica, e se la porta dietro negli Stati Uniti, e rimane legato a questa idea del Borromini, che bisognava però, secondo lui, interpretare soprattutto come eresia. Sulla parola di eresia non mi dilungo, perché se sei eretico vuol dire che
credi a qualche cosa e lo metti in discussione, no? Quindi diciamo ci addentriamo in un discorso piuttosto difficile. Ora, le parole chiave, abbiamo detto, per riuscire a legare insieme queste cose sono critica operativa e linguaggio. Allora, dopo questo discorso che lui fa e che si, questa frase che ho detto si mette un pochino a metà strada, nel 70 c'è la svolta, perché Zevi passa da un corso istituzionale, formativo, ai primi anni di storia dell'architettura, che va, diciamo, dalle caverne al Settecento o dal Settecento alle caverne, passa invece a un corso facoltativo dell'architettura contemporanea che sta al terzo anno. Quindi si parla questa volta con degli studenti che hanno già progettato, che sono già consapevoli, che hanno già una cultura alle spalle, un loro tirocinio. E contemporaneamente fonda l'Istituto di Critica Operativa, che dirigerà dal 71 al 79. E immediatamente, nel 71, fa un documento, scrive un documento, in parte pubblicato poi sul linguaggio dell'architettura contemporanea, però è giusto rileggerlo tutto nella sua interezza, che spiega con puntiglio il mutamento di indirizzo. La critica operativa non è soltanto ribattere la storia su tavole da disegno, è qualche altra cosa. Intanto sono maturati nella cultura internazionale nuove metodologie basate sulla semiologia, la linguistica, lo strutturalismo. E a partire dai testi più importanti di Ferdinand de Saussure, Lévi-Strauss, Roland Barthes, Cesare Brandi, Klaus König, Dorfles, Eco, Renato De Fusco, storici, docenti delle università italiane, cercano di travasare nella critica architettonica e nell'insegnamento i risultati teorici e metodologici di queste discipline. Soprattutto però il corso di linguistica generale di De Saussure, pubblicato postumo nel 16, tradotto in italiano con la magnifica introduzione di Tullio De Mauro nel 67, mette questa volta davvero sul tavolo dei concetti base che in quel momento si diffondono in tutta la cultura italiana. Segno, significato, significante, sincronia e diacronia, langue e parole. La parola è indispensabile perché una lingua si stabilisca, è la parola che fa evolvere la lingua, ma la lingua però è un'istituzione sociale che tiene insieme una comunità. Potrebbe sembrare strano che Zevi all'inizio, insomma, guarda questi tentativi con un certo distacco, poi però si impadronisce immediatamente dei risultati di queste ricerche. E da Crociano, ovviamente, non poteva essere diversamente, perché in fondo il filosofo napoletano aveva spiegato molto bene come vi fosse una stretta identità tra estetica e linguaggio. Cioè, nel suo libro dell'estetica c'è un capitolo proprio dedicato a questo tema. Ebbene, l'ipotesi di lavoro, e sarebbe meglio dire di intuizione, sta nel fatto che egli individua proprio nella linguistica, supportata dalla critica, quel nesso difficile da trovare tra storia e progettazione. Metto più in grande l'intestata di questo documento suo, Facoltà di Architettura, ICO, da Istituto di Critica Operativa dell'Architettura, proposta di una pubblicazione permanente a schede intitolata Parlare Architettura, la lingua architettonica, sapere fare architettura, comunicare l'architettura, lingua architettonica e critica operativa. Appunti, però sono degli appunti molto precisi, no? Di cui forse è opportuno, diciamo, definire qualche passaggio, tutto da approfondire ovviamente. Zevi parte da una constatazione. Gli architetti, a differenza dei pittori, dei musicisti, non hanno un linguaggio, quindi non possono parlare architettura. Per insegnare a progettare, perciò, non basta insegnare la storia dell'architettura o insegnare il design, o storicizzare il design, cioè fare degli architetti colti.
come finora ho cercato di fare, occorre insegnare il linguaggio architettonico. Ma come si fa? Si chiede Zevi. Visto che gli stessi maestri del linguaggio dell'architettura moderna non hanno saputo e non l'hanno voluto fare. Non l'hanno fatto. Allora, Zevi propone di mutuare quello che si fa insegnando la lingua. Nelle scuole non si insegna, dice lui, a partire dal commento delle opere di Dante o di Palazzeschi, ma estraendo dalle opere di questi autori il linguaggio, per poi derivarne le parti del discorso, la grammatica, la sintassi. E fatto molto importante, quel linguaggio non è solo tratto da un solo autore, ma da tutti quegli autori che hanno parlato, scritto, poetato in italiano per secoli. E in questo modo si è costruita la lingua italiana, mutevole, dinamica, capace di esprimere un concetto e il suo contrario, perché la lingua non è che è uno strumento, poi tu la devi parlare e parlandola con la parola la cambi e poi esprimere questo o il suo contrario. Il problema, dunque, dice Zevi, non riguarda tanti maestri, uno o tanti, ma la lingua. Allora, è come se lui volesse travasare questa possibilità di insegnare la lingua parlata agli architetti. Quindi bisogna estrarre il codice del linguaggio moderno dell'architettura dalle opere costruite dai maestri, ma anche da quelli che si innervano nell'estensione alla città, all'urbanistica, al paesaggio, in tutte le età storiche. Ebbene, la critica allora diventa per Zevi uno strumento adatto a fare proprio questo prelievo e estrazione. Ci vuole una capacità critica per riuscire a estrarre quello che serve, no? La critica, e qui altra definizione di critica operativa. La critica operativa non sostituisce né la storia né la progettazione, riempie il vuoto esistente tra questi due momenti, estrae dalla storia quanto serve all'architetto moderno per parlare. Infatti avete visto, parlare architettura è la prima frase che mette in questo documento. L'esito immediato di questi lingua, di questo discorso sarà il linguaggio moderno dell'architettura, le famose invarianti, che non sono, come forse qualcuno ha già detto prima, delle prescrizioni e tantomeno degli ordini, saranno semmai delle deroghe, diceva lui, perché se tu parli dell'elenco, non dici di che elenco si tratta, te lo devi inventare. Se tu parli di assonometria e dissonanze, beh, la puoi realizzare in tanti modi. Quindi in questo enorme patrimonio linguistico da cui estrarre questi concetti. Naturalmente in quel momento ci ha dato anche a noi questo documento, nel 72, mi ricordo, io ancora lo conservo, quello che mi dette a me, e insieme a Milelli, a Sederati, che forse conservano alcuni di questi cimeli, io ve ne faccio vedere due, un bozzetto per la tavola, scomposizione in parti dal volume cubico. Ovviamente è riferito a Walter Gropius, ma se ne possono fare molti, no? E questa stessa parola, scomposizione in parti dei volumi del volume cubico, non è nessuna delle sette invarianti, è qualche altra cosa, forse una parola che si aggiunge a quella. Infatti lui dice, sì, sì, io ve ne ho scritte sette, ma voi poi cercatene delle altre, no? Oppure, al contrario, come si ricompongono i volumi? Veramente questo è un progetto precedente, il 22, ma insomma, scomponi e ricomponi, ma ricomponi sempre mettendo qualche cosa tra i due elementi scomposti in modo che ci sia una separazione. E così via. Il clima ve l'ha già spiegato benissimo Carlo Sederati. Io, mi è sembrato quasi di rivederlo in uno degli interventi che faceva nel 63 quando eravamo studenti. Lui si alzava con precisione e indicava una situazione che metteva in discussione, capovolgeva il discorso che avevano fatto gli altri. Tenete conto di tutto questo, di quello che abbiamo incontro. È chiaro che una ricerca del genere non si può fare in quel clima, ma gli studenti ci guardavano con gli occhi sbarrati, cercate il linguaggio dell'architettura moderna, ma come? Cioè, è una cosa che stava veramente lontanissima
dai loro problemi. Elenco finiva con 100 opere e questo, ripresa alla fine degli anni 70, condurrà nella settimana dell'architettura a una esposizione di tavole, 100 tavole, 100 tavole solamente di tutta l'architettura del mondo, dell'architettura questa volta moderna. Vi faccio vedere qualche esempio, molto scolastico in fondo, e se rileggiamo oggi le cose che ci diceva Zevi, tutte queste cose qui, linea che scompone, linea che ricompone, un'altra tavola della Campagnola sugli uffici Johnson, certamente ci sembrano molto lontani. Consentimi, c'ho un'altra paginetta, perché io voglio fare a questo punto una specie di confronto. Perché singolarmente questo concetto di critica che espone Zevi è molto vicino a quello espresso da Walter Benjamin nella sua tesi del 1916, in cui lui spiega che il divenire individuale e collettivo sia un processo aperto, e che è proprio la critica lo strumento che rende possibile questa apertura, che continuamente si rinnova. Cosa importante, perché poi mette in connessione il soggetto, che è il critico dell'arte, e l'opera d'arte, che entrano in una specie di circuito, no? Per cui praticamente lo stesso critico diventa produttore di opera d'arte. Ricordiamoci che Menna sta nel nostro istituto di critica operativa e che lui stesso come critica era quello che suggeriva agli artisti cosa fa la linea analitica nell'arte moderna e così via. Quindi questa funzione di critica non è fissa per sempre, si muove in continuazione, e fin qui c'è una completa, quasi completa sintonia tra quello che dice Benjamin e quello che dice Zevi. Invece c'è poi una grande differenza a proposito proprio del linguaggio, perché non solo Benjamin ma molti altri filosofi di quel periodo considerano che il linguaggio non ha affatto un carattere comunicativo, che potrà sembrare strano, ma il linguaggio, dice lui, e come lui lo dicono anche tanti altri, non è per nulla al servizio della comunicazione mondana, ma è al servizio della rivelazione dell'essere. Quindi ricerca quella lingua pura, la vera lingua, la lingua adamitica, la lingua di Dio, configurando un percorso che diventa metafisico e teologico. Per Zevi invece no, il linguaggio fondamentalmente, con de Saussure, ha la sua formidabile capacità di comunicazione ed estrae, proprio perché il linguaggio architettonico lo estrae dal linguaggio parlato, non dalle teorie, ma dalle architetture costruite, fatte, vissute, dalla materia viva. Ciò naturalmente lo allontana dalla simbologia delle forme di Cassirer, lo avvicina alla logica di Wittgenstein, che pure stringe il linguaggio, nel linguaggio ogni possibile realtà, dissolvendo i fenomeni della lingua nelle forme più primitive del suo uso. Quindi il linguaggio parlato dai bambini. E allora qui due discorsi conclusivi. Come comunicare l'architettura e il linguaggio di grado zero? Per comunicare l'architettura, Zevi pubblica nell'88 tre volumi colossali sull'architettura italiana, insieme a Carmine Benincasa, 20 monumenti, anche qui l'estrema selezione, 20 spazi aperti, 20 complessi edilizi, ognuno curato in 16 pagine da diversi autori, tra cui molti dei suoi ex assistenti e altri nuovi invece. Allora, nella prima pagina si pongono dei punti interrogativi. Che cosa vuol dire questo edificio? Perché l'edificio è fatto così? E qui ricordo che lui ci spiegava che Wright ci dice perché, chiedi why, perché quella cosa è fatta così? Lo ripropone la domanda e poi bisogna rispondere. Poi ci sono degli interrogativi sui connotati più problematici per incentivare il piacere del recepire gli strumenti linguistici dell'epoca, ho finito, i codici acquisiti, e il lettore deve essere coinvolto. Quindi in questo libro ci sono insieme sia i modi di comunicare, quindi di interessare, di percepire, di identificare l'immagine, eppure i nodi
linguistici, degli strumenti dell'epoca, dei nodi espressivi della lingua comune. Questi sono i 20 monumenti del primo volume, ce ne scelgo uno, non a caso, perché quello di Luciana Finelli è fatto molto bene, insomma, e poi vi fa vedere un edificio che forse nessuno ha indagato tanto in fondo, però insomma è un edificio che sta in una piazza messo nel Rinascimento, ma messo diagonalmente, quindi quello che vale è lo spigolo, quello che vale sono queste due facciate e lo spigolo che fa da facciata, no? Insomma, questa è una interpretazione, ma anche qui asimmetria del volgare figurativo, anche questa è una sottoparola che aggiunge un modo di modificare la lingua. Concludo con questa immagine, il grado zero. Qui il Zevi riprende un discorso di Barthes che addirittura viene fuori dagli anni 40-50 e che lui ripropone nell'81 a un convegno a Versavia su degli architetti, dove quello che interessa è quello di spostare dalla poesia alla lingua, alla scrittura. La scrittura di grado zero, la scrittura bianca e neutra che vince sulla poesia e sulla lingua, perché così si svincola sia dalle ideologie implicite nella lingua che ogni servitù che gli sta dietro. Evidentemente negli anni 90, dopo le controstorie, Zevi aggiunge una nuova dimensione che attesta un superamento delle fasi transitorie fin qui analizzate. Non più la conoscenza della storia, non più un meccanismo critico di estrazione dalle opere del linguaggio dell'architettura, non più le invarianti che lui estrae, ma l'esito definitivo di una sintesi che congiunge storia, protostoria, nell'assimilazione critica di un parlare comune in continua evoluzione. Si tratta di utopia? Secondo Zevi è un miraggio, lo definisce, oppure una sfida. Quindi certo è una fase conclusiva per Zevi, non per noi, perché il suo ragionamento resta aperto nelle oscillazioni cronologiche continuamente che fa, dal passato al presente, al presente al passato, nelle acquisizioni, nei suoi strappi, nel suo incardinarsi alla società. Quindi si tratta di un'accelerazione metodologica che gli strumenti del progetto, che sono sempre molto lenti, faticano a metabolizzare. Chi è che oggi è capace di parlare di grado zero? Cioè di aver assimilato, dice Zevi, tutto il lavoro delle avanguardie. Pochi, pochissimi, forse 10, dice lui, architetti. Quindi però da qui si può riaprire una ricerca amplissima per ritrovare tutti gli anelli della catena che Zevi ha volutamente saltato, proponendoci un esito, ma tacendoci le peripezie che lui ha fatto per arrivarci. E quindi buon lavoro. Bene. Invito Franco Purini all'intervento. Come dire, intanto che arriva Franco Purini, ringraziando Alessandra Montoni, che mi sembra proprio all'attacco una buona manifestazione di quello che dicevo, cioè della diversità. Lei rivendica di non essere stata toccata dall'energia di Zevi, io rivendico di essere stato fortemente toccato dall'energia di Zevi. Lei ha costruito il suo percorso in autonomia con una rivista autonoma e con un percorso autonomo, senza scrivere mai per le collane di Zevi, per esempio. Io ho scritto 3 libri nelle collane di Zevi e ho condotto La rivoluzione informatica, di cui anche è uscito un articolo in questo numero di Metamorfosi, diretto da De Giorgi, Pazzaglini e appunto Montoni. Le storie sono diverse, delle storie diverse noi dobbiamo fare valori e spero non ironia, Sandra. Prego, Franco. Intanto, grazie dell'invito a intervenire in questo convegno. Il mio non è però un intervento perché il tempo non c'è. Il coordinatore ci ha raccomandato di essere brevi, quindi sarà semplicemente, diciamo, l'elenco di una serie di argomenti che andrebbero trattati con più, con più ampiezza. La premessa è questa: la mia idea di modernità è quella che ho assunto da Bruno Zevi, ma da allora non ho fatto altro che lottare con questa idea e quindi con me stesso. Questo per dire la capacità
grande capacità di Bruno Zevi di formare le menti dei suoi allievi, i quali poi, come nel mio caso, hanno anche sperimentato altre direzioni di ricerca. E questo è fisiologico, perché Bruno Zevi amava la libertà di pensiero, invitava a essere liberi e quindi invitava anche indirettamente le persone come me a cambiare idea su alcuni, diciamo, elementi che lui proponeva, su alcune sue letture. Esperienze importanti di vita, velocemente, lo studio da studente in via Nicotera 29, prima che Bruno Zevi venisse chiamato a Roma, Bruno Zevi viene a trovarci e parla non con me, che ero uno studente del secondo anno, ma con i miei amici più grandi che condividevano lo studio con noi. Mi ricordo una riunione con Zevi, c'era Piero Somogi, che molti ricorderanno, Giorgio Stockel, che è ancora tra noi, Franco Tegolini ed altri, e Zevi voleva essere chiamato, non era ancora stato chiamato, e ci disse: bene, se mi chiamate vi darò tutto, dicendo ai più grandi, eccetera. E mi ricordo questa bellissima serata dopo cena che durò fino a mezzanotte e mezza. Poi mi ricordo, ho un ricordo molto, diciamo, dolente del convegno del Roxy, di cui non posso ovviamente parlare adesso, in cui Zevi in qualche modo accusò Muratori di essere una sorta di corruttore dei giovani, in quanto appoggiato dalla destra, sapendo lui che non era di destra Muratori. Muratori era un architetto amato, diciamo molto, molto apprezzato dalla Democrazia Cristiana, per cui aveva costruito la sede a Roma, ma non si poteva definire un fascista, ecco, un neofascista, questo non si poteva. E mi ricordo questa specie di grande processo in cui appunto Zevi non fece i conti con la tradizione accademica della facoltà, non affrontò questo tema, ma decise che coloro che avevano condotto la facoltà fino allora fossero, diciamo, oggetto di una damnatio memoriae. E da lì cominciò un periodo, secondo me, che ancora si riverbera nella facoltà di architettura attuale, e questo secondo me fu un errore strategico di Zevi. E poi mi ricordo una straordinaria, diciamo, lezione di Bruno Zevi nell'aula magna della facoltà, nell'aula magna del rettorato, la storia come metodologia del fare architettonico, che era, diciamo, il suo programma romano, cioè per i suoi anni romani. Ora ci sono tre argomenti che purtroppo non si possono affrontare, ma di cui non si è parlato finora, e qui io dico soltanto i temi: esiste o non esiste una scuola romana d'architettura? Secondo me non esiste. Esiste una pluralità di scuole che confliggono fino dal 1919, e sarebbe, diciamo, importante misurarsi con questo tema, cioè la scuola romana d'architettura come scuola atipica rispetto, ad esempio, alla scuola di Venezia o alla scuola di Milano o ad altre scuole italiane. Il fatto che Zevi inizia il suo insegnamento a Roma nel momento in cui la facoltà di architettura diventa una facoltà di massa, e questo cambia lo stesso concetto di insegnamento, cioè obbliga i docenti a cambiare mentalità e adottare ciò che veniva predicato in quello stesso anno in cui viene Zevi a Roma dal gruppo 63, vale a dire trasformare la cultura in industria culturale fondata su slogan immediatamente percepibili, e quindi su una sorta di, da una parte, contraddizione fondamentale: semplificare per rendere più complesso. Questo sarebbe un argomento da affrontare, non c'è tempo. E negli stessi anni che cosa succede? Cominciano a emergere gli specialismi che si contrappongono al sapere generale, si contrappongono a quella nozione giovannoniana che è alla base di questa facoltà, dell'architetto integrale, vale a dire un architetto che nella sua capacità generale di abbracciare tutta la disciplina non si assoggetta alla coltivazione di atteggiamenti o saperi specialistici interni al sapere più generale architettonico, ma li domina in una visione complessiva, unitaria. Ecco, questi aspetti sarebbe stato interessante
affrontarli non è possibile, ma vorrei parlare velocemente di tre contraddizioni che mi stanno a cuore quando ripenso all'insegnamento di Bruno Zevi, quindi quando mi confronto indirettamente e direttamente con la sua eredità. Contraddizione prima, la libertà appunto di pensiero e contraddittoriamente, la necessità di condividere un orientamento. Su questo non c'è dubbio. La storia che insegnava Bruno Zevi è una storia molteplice, ma questa storia era vista da un punto di vista teleologico, tendeva all'architettura organica. Una volta raggiunta si potrebbe dire che la storia dell'architettura finiva in qualche modo con Wright, che è il punto che lui non ha superato, non ha voluto scavalcare. Quello era il compimento di millenni di architettura. E quindi era una contraddizione, perché il suo atteggiamento era processuale, andava sempre avanti, eccetera, però questo andare avanti si arrestava davanti alla figura di Wright, sacralizzata in qualche modo superiore, intesa in modo superiore rispetto alla stessa architettura. Poi ci sono altre contraddizioni, una clamorosa, sulla quale appunto mi sarebbe piaciuto sentire qualcosa da chi è intervenuto ieri. Il classicismo. Che cos'è il classicismo? Il classicismo in realtà non esiste, perché nel classicismo rientra, non so, il Partenone assieme all'Eretteo, così come Bramante, così come Nicholas Hawksmoor. Che cos'è il classicismo? È Raffaello, è Michelangelo, è Borromini? No, è Bernini che riprende? No, non si definisce il classicismo. Quindi pensare che esiste un classicismo statico, pensiamo a Giulio Romano, che nel Palazzo Te è il primo architetto decostruttivista della storia dell'architettura, addirittura facendo vedere non solo nel grande affresco della Sala dei Giganti, ma nell'architettura, elementi che si scompongono, elementi costruttivi che si autodemoliscono. Quindi queste altre contraddizioni contraddistinguono il pensiero di Zevi, e questo secondo me non è un elemento negativo, ma un elemento molto positivo, che dice molto di più di quanto una sorta di leggenda metropolitana sulla sua figura porta a pensare. Un uomo inflessibile che va in una direzione, sì, andava in una direzione, ma questa direzione era costantemente interrotta o deviata da una serie di elementi contraddittori che davano in realtà sostanza al suo pensiero, no? Bisognerebbe per esempio fare un discorso che non è possibile fare sul linguaggio moderno dell'architettura, che è densissimo di elementi contraddittori, i quali stimolano però una serie di riflessioni, indirettamente, che sono di grande interesse per chi fa il nostro lavoro. Basterebbe semplicemente leggere le sette invarianti per capire quali sono questi elementi sui quali ragionare. Un'altra cosa che voglio dire è questa: che differenza c'è fra la critica operativa e la storia operante dei muratori? Che differenza c'è? Perché usano lo stesso aggettivo? Che significa usare lo stesso aggettivo? E che significano queste due categorie, una zeviana e l'altra muratoriana, rispetto alla categoria tafuriana negli stessi anni di analisi interminabile? Cosa li differenzia? Apparentemente siamo la stessa cosa. La critica operativa come denominazione non è molto diversa dalla storia operante, non c'è dubbio. E l'analisi interminabile è lo stesso lavoro. Allora bisognerebbe entrare meglio e capire quali sono le vere differenze e quali sono invece degli elementi che si in qualche modo intersecano, si organizzano quasi assieme, eppure hanno generato conflitti che ancora oggi sono attivi. Che cosa ho appreso da Zevi io personalmente, per chiudere, perché non c'è tempo appunto di entrare purtroppo negli argomenti? L'architettura moderna come risposta eroica ai problemi del territorio, della città, prodotti dalla rivoluzione industriale. Ecco, questa dimensione eroica è fondamentale per capire l'atteggiamento di Zevi. Mi ricordo le lezioni in quest'aula
abbiamo letto, abbiamo detto, hanno ricordato alcuni che era un po' diversa, entrava la luce, ma insomma l'aula era questa, ed erano delle, in qualche modo delle performance teatrali, oltre che grandi lezioni di architettura. Mi dispiace che molti studenti non possono vederlo agire su questa cattedra, ma erano veramente spettacoli magnifici che rimanevano non soltanto nella mente, ma anche nel cuore, nella memoria e nella mia, diciamo, rivivono costantemente ogni volta che metto piede in quest'aula, così come riecheggiano nella mia mente le lezioni sempre in quest'aula che teneva Manfredo Tafuri. Quindi l'architettura moderna come dimensione eroica, l'energia teorico-storico-critica necessaria a una narrazione appunto operante dell'architettura moderna. Quindi energia, Gevi era travolgente, non dava tempo di comprendere quello che diceva se non a posteriori, ripensandoci, perché la sua esposizione è talmente veloce, talmente concitata, che bisognava appunto in qualche modo rallentarla nella memoria e dipanare alcuni punti, entrare come in un labirinto però. Poi il continuo rinnovamento nella ricerca. Per Gevi la ricerca era una ricerca infinita, non c'era un approdo, c'era sempre da rimettere in discussione qualcosa. Mi ricordo alcune lettere che mi mandava in cui mi poneva un problema, dopo un po' io gli rispondevo ma lei ha ragione, lui diceva no, non ho ragione, bisogna spostare il punto di vista, e quindi si ricominciava questa dialettica che poteva essere infinita. Poi il problema delle invarianti, appunto, di cui ho parlato, ma appunto non c'è tempo. L'unità architettura urbanistica. Per Bruno Gevi la separazione che avvenne in quegli anni fra urbanistica e architettura, di cui paghiamo le conseguenze in tutte le città d'Italia, era da lui giustamente avversata, in un modo diverso da come per esempio questa unità veniva dichiarata da Giuseppe Samonà, ma diciamo con l'obiettivo simile di tenere unificate questi due aspetti dell'architettura. Non c'era differenza d'architettura urbanistica, sono due aspetti diversi della stessa azione umana, che è quella del costruire l'abitare. Però certo bisognerebbe entrare, vedere perché è diversa la posizione di Samonà da quella di Gevi, eccetera, eccetera. E poi, come ultimo punto, secondo me importante, ancora oggi non del tutto assimilato alla cultura italiana, è il famoso manifesto di Modena del 97 sulla paesaggistica livello grado zero dell'architettura, che apre, più che risolvere un problema, apre una questione che per esempio è stata totalmente ignorata da coloro i quali insegnano paesaggio. Architettura del paesaggio, l'architettura del paesaggio non esiste secondo me, esiste un'architettura nel paesaggio, o il paesaggio diventa architettura in pochissimi casi, quindi bisognerebbe diciamo in qualche modo entrare come si deve in questa questione. Ecco, mi sembra che questa intuizione di Gevi esposta nel 97 sia ancora una dimensione che andrebbe esplorata, perché altrimenti potrebbe risultare, come secondo me oggi, semplicemente un luogo di equivoci. Concluderò dicendo che un'altra contraddizione, un'ultima contraddizione secondo me del messaggio zeviano, della sua eredità, del suo lascito, è l'idea che si possa vivere in una condizione di avanguardia costante. Questo non è possibile. Perché? Perché l'avanguardia funziona se si confronta con le convenzioni comunicative. E l'aspetto delle convenzioni comunicative, Bruno Gevi purtroppo non l'ha mai affrontato. Cioè manca nel suo pensiero l'analisi della relazione, del conflitto che avviene tra una proposta architettonica e la capacità che la comunità recepisca positivamente questa trasformazione. E questo secondo me è una delle cause per la quale nel 79, assieme ad altri motivi, Bruno Gevi abbandonò l'insegnamento. Secondo me questa incapacità di trovare una quadratura teorica tra il pensiero dell'avanguardia e la necessità che questo sia compreso, e quindi cessi di essere avanguardia, diventi linguaggio comune, è una delle ragioni che lo hanno
in qualche modo messo nelle condizioni di abbandonare l'insegnamento, che peraltro non abbandonò perché continuò in realtà a essere estremamente presente nel dibattito architettonico italiano e internazionale. Mi dispiace non poter approfondire questi aspetti, ma il tempo non lo consente. Grazie. Grazie al professor Turini. Abbiamo una, io avrei 5-6 cose che vorrei dire. Intanto invito il professor Pavia ad avvicinarsi alla, al tavolo. Abbiamo una piccola parte di dibattito, no? E quindi alcuni di questi elementi possono essere ripresi. Io ne appunto qualcuno, soprattutto sul discorso della figura di Wright in quanto conclusiva. Io credo che negli ultimi anni Zevi ha pensato anche ad altre personalità altrettanto forti, ma di cui poi di questo magari discutiamo nel dibattito. Il professor Pavia, come tutti sapete, è professore dell'Università di Pescara, urbanista, membro molto attivo dell'INAR. Prego. Grazie per l'invito. È un'occasione per riflettere sulla figura di Bruno Zevi, che ha toccato un po' tutti in maniera diversa. Ognuno di noi ha ereditato qualche cosa da Bruno Zevi. Direi che anche le mie scelte di campo, ho scelto di fare l'urbanista piuttosto che l'architetto, e questo deriva anche dall'insegnamento di Bruno Zevi. Con il termine urbatettura, Bruno Zevi voleva sottolineare l'identità tra architettura e urbanistica. Entrambe declinano lo spazio, entrambe fanno parte della cultura del progetto. E su questo punto Zevi è preciso, diceva: a rigore non esistono né architettura né urbanistica, ma soltanto urbatettura, o in senso più lato design ambientale. Malgrado il salto di scala, la sostanza del discorso non muta. Ecco, il tema del rapporto tra architettura e urbanistica attraversa tutta la produzione critica e operativa di Zevi. Ma forse oggi noi dovremmo chiederci se questa problematica è ancora attuale, se esiste oggi questa problematica, se l'architettura si è separata dall'urbanistica. Lo accennava poc'anzi Pulini. In realtà questa contraddizione esiste e la separazione oggi è ancora più marcata. Il piano urbanistico non riesce a controllare le trasformazioni del territorio, le città sono inquinate, invivibili, e d'altra parte però l'architettura è diventata sempre più autoreferenziale, sempre più legata alla scatola del corpo di fabbrica. C'è una separazione tra architettura e città. Ecco, Zevi temeva tutto questo, però da un punto di vista molto diverso, perché in quel periodo, negli anni 60, il legame tra architettura e urbanistica era un legame che veniva dalla tradizione, veniva da lontano. Esiste una scuola romana da questo punto di vista, perché l'idea di un architetto integrale era ben presente e tutti gli architetti, anche docenti di quel periodo, erano contemporaneamente architetti e urbanisti. Così Zevi, così Quaroni, così De Carlo, così Gorio, così Samonà, le generazioni precedenti ancora di più, Piacentini, lo stesso Giovannoni. Ecco. Quindi questa relazione tra architettura e urbanistica era molto forte. Quello che preoccupava Zevi era piuttosto l'invadenza dell'urbanistica. E questo si spiega molto facilmente, perché in quegli anni l'impegno civile degli intellettuali, in particolare degli architetti, era tutto rivolto verso la ricostruzione, naturalmente, ma negli anni 60 era rivolto alla riforma dell'urbanistica per uno sviluppo più moderno, più avanzato. Quindi eravamo in una fase, come dire, di proiezione, e Zevi è inscindibile dalla politica di quel tempo, dalla politica del centro-sinistra, perché fa politica ed entra in merito a tutte le questioni. L'impegno degli architetti era rivolto alla riforma urbanistica, Zevi partecipa alla questione della riforma, c'è il fallimento della legge di Sullo, ma ci sono le lotte per la casa, c'è l'avvio di grandi programmi per l'edilizia residenziale,
Zevi si occupa di tutto questo. È, come dire, il suo modo di fare politica, una politica attiva. C'è un passaggio che vorrei ricordarvi su questa questione, l'invadenza dell'urbanistica. L'impegno della pianificazione diveniva incalzante fino ad assorbire e quasi schiacciare l'attività architettonica. Ed ancora, tra il piano regolatore e il lavoro degli architetti vi è uno iato, un vuoto che sconfigge il piano e sminuisce il senso e il significato dell'attività architettonica. Già è stato ricordato ieri che Zevi è stato a lungo segretario generale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica e forse proprio per questo nel 1959 promuove un istituto similare nel versante architettura, l'Istituto Nazionale di Architettura. Attraverso l'Istituto Nazionale di Architettura Zevi fa didattica, continua a fare didattica. L'insegnamento di Zevi non si chiude nell'università. Partecipa attivamente alla formazione di una politica per l'edilizia residenziale pubblica. Nel 1963 promuove la Conferenza Nazionale dell'Edilizia Economica e Popolare. Quindi si occupa dell'edilizia all'interno di un processo di modernizzazione del paese. Guarda l'edilizia, guarda questi investimenti e pensa, come dire, all'industrializzazione, alla tipizzazione dell'edilizia per promuovere, come dire, un sviluppo avanzato del paese. E proprio per questo, da un lato guarda i costruttori e dall'altra guarda gli imprenditori. Sono molto importanti i suoi legami con il mondo imprenditoriale. E tra questi, per esempio, è importante il rapporto con Aurelio Peccei, uomo della Fiat, grande manager, però anche presidente dell'Istituto Nazionale di Architettura. E è un incontro molto importante perché quando poi interviene sulla carta del Machu Picchu, alcuni insegnamenti di Peccei, Peccei è stato colui che ha promosso, era presidente del club di Roma e promosse l'importante studio I limiti dello sviluppo. Per cui la questione ambientale, la questione diciamo, della sovrappopolazione, la questione ecologica era molto ben presente in Bruno Zevi e l'ha riportato nella carta del Machu Picchu. Carta molto importante per l'urbanistica ma del tutto sottovalutata, del tutto come dire, trascurata. Per farvi capire, diciamo, il processo di Bruno Zevi, forse è utile ricordare che urbatettura non è un termine coniato da Zevi, è un termine di un architetto polacco, Jan Lubicz-Nix, che usò questo termine per sostenere il suo progetto per un centro commerciale di Tel Aviv. Questo progetto nel 1961 fu pubblicato da Zevi, che si appropriò di questo termine e lo utilizzò continuamente. Il progetto di Lubicz-Nix apparteneva, come dire, a questo filone delle grandi architetture, delle mega strutture, su cui troviamo esempi molto importanti, da Kenzo Tange a Rudolf, a Moshe Safdi, e molti progettisti italiani, da Quaroni a Pierluigi Nervi. Zevi appartiene a questo movimento, interviene anche direttamente e sappiamo qual era il rapporto di Zevi nei confronti delle grandi infrastrutture. Amava Nervi ma amava anche Musmeci e poi come non ricordare l'asse attrezzato, lo studio Asse di cui fa parte Zevi insieme a Quaroni, insieme a Passarelli, ed è un modo critico per intervenire sul piano regolatore di Roma e dare una conformazione urbana e architettonica allo sviluppo del settore orientale, il settore dedicato alla direzionalità di Roma. Istituto Nazionale di Urbanistica, Istituto Nazionale di Architettura e in una delle serate dell'INARC Zevi interviene politicamente
presentando il film di Rosi, Le mani sulla città, quindi capisce perfettamente quali sono i meccanismi, sa che cosa è la rendita e proprio per questo propone un patto tra progettisti, amministratori e costruttori e imprenditori. Già vi ho detto del Club di Roma, è un passaggio importante e forse va citato anche il progetto 80, siamo naturalmente alla fine degli anni 60, però in quel momento Zevi appartiene, diciamo, a questo pensiero riformista, in quel momento si pensava di poter legare la programmazione economica ad una pianificazione territoriale e questo è molto presente in Zevi. Ci sono anche dei passaggi, ce la facciamo, ci sono anche dei passaggi in cui questo è evidente, quando dice la mancanza di connessione tra i programmi economici nazionali e regionali e i piani urbanistici ha implicato uno spreco che ha ridotto l'efficacia di entrambi. La carta del Machu Picchu è stata stranamente accantonata dal dibattito urbanistico e direi che negli ultimi decenni dell'attività di Zevi il suo pensiero urbanistico non è stato, come dire, sviluppato all'interno delle facoltà di architettura, non è stato molto, come dire, sviluppato da noi urbanisti, c'è stata questa assenza ed è anche sintomatico, come dire, riflettere che la presenza degli urbanisti in questo convegno è piuttosto limitata. No, c'è ancora, diciamo, questa separazione tra architettura e urbanistica, c'è nella realtà, ma c'è ancora forse profondamente anche nelle facoltà e nelle scuole di architettura. Saper vedere l'architettura per poi poter parlare della città, saper vedere la città, saper vedere l'urbanistica. È un processo molto lungo che inizia dal 1960 con un libro su Biagio Rossetti per poi riassumere il tutto nel libro Saper vedere l'urbanistica. E c'è una metafora che ricorre spesso in Bruno Zevi, nei suoi scritti, l'assimilazione della città a un corpo, quando dice, citando Leon Battista Alberti, la città è una grande casa e la casa è una piccola città. Però c'è un aspetto che noi abbiamo appreso da Bruno Zevi. La visione prospettica, statica del Rinascimento viene contraddetta da Bruno Zevi perché vede la città come un organismo dinamico e quindi associa sempre la città al movimento. Quindi è un corpo che si muove nello spazio, è un corpo che muovendosi nello spazio apprende e conosce la città. C'è un profondo legame, una fascinazione tra Zevi e le città antiche, le città medievali, soprattutto perché lì vede il continuum spaziale, la continuità fatta di pieni, di vuoti, di un intreccio, è anche un modo per, come dire, sostenere la tesi di una città che vada oltre lo zoning, che vada oltre, come dire, la settorialità funzionale. E quando Zevi ci parlava di Michelangelo, come abbiamo visto anche attraverso il filmato, Michelangelo e la città, Michelangelo che in qualche modo si fa urbanista e promuove una visione della città, lo fa attraverso i suoi nodi, i suoi poli, il polo religioso, il polo direzionale, il polo civico e poi l'asse direzionale che diventerà via 20 settembre. È anche interessante vedere la porta Pia, come dire, rivolta all'interno piuttosto che all'esterno. Ferrara è vista da Zevi come il prototipo della città moderna. È una città in cui Biagio Rossetti avanza per snodi, per luoghi strategici ed è, come dire, un master plan, uno schema direttore che allude ad un modo di procedere per l'urbanistica, un piano per progetti. Segue con interesse la
produzione di edilizia economica e popolare, sostiene alcuni grandi interventi. È molto importante questo periodo in cui gli investimenti in edilizia residenziale sono cospicui, raggiungono anche il 15-20%, ma è una fase, come dire, che volge brevemente al termine. Qui troviamo anche un nostro collega, Zevi, in questo quartiere, che fa parte, diciamo, della grande produzione all'interno delle 167, ma poi, diciamo, l'edilizia residenziale scade. Non c'è più il sostegno dell'intervento pubblico, c'è una massiccia produzione, un boom edilizio senza qualità, su cui Zevi comincia a riflettere e riflette soprattutto attraverso il convegno di Modena nel 1977, in cui denuncia questa crisi della città, assenza di qualità e bisogno, come dire, di ripartire da zero, linguaggio zero della scrittura dell'architettura. È un convegno molto importante, anche questo trascurato, ma ricco di suggestioni, di intuizioni, di domande e di prospettive. Ad un certo punto Zevi dice no all'urbanistica di Piet Mondrian e sì all'urbanistica di Pollock. Cosa vuole dire questo? Vuole dire che no, guarda la realtà, trova un'urbanizzazione infinita, senza ordine, senza senso, senza orientamenti, e quindi in qualche modo suggerisce di voltare pagina, di trovare un nuovo linguaggio, e ci parla di diversi gradi zero dell'architettura. E finirei su questo. Tra i gradi zero dell'architettura, Zevi è molto attento al periodo preistorico, è affascinato dal periodo nuragico e quindi in qualche modo suggerisce una via di ricerca. Il paesaggio preistorico è un territorio infinito, vasto, in cui le architetture emergono e dirigono e orientano lo spazio. Sul paesaggio ha detto qualche cosa prima Purini. Zevi non crede nel paesaggio, crede in un territorio che si costruisce attraverso l'architettura e le infrastrutture e poi diventa paesaggio. È contro la paesaggistica, è contro il paesaggio e probabilmente era molto contrario alla legge, alla Convenzione europea sul paesaggio, perché c'è un passaggio molto, molto sferzante in cui dice, vado a memoria, non è obbligatorio piangere davanti ad ogni campo di sfascia carrozze. Quindi un territorio che diventa paesaggio attraverso le infrastrutture, attraverso l'architettura. Sulle infrastrutture io penso che Zevi abbia sempre rivolto una grande attenzione. Probabilmente avrebbe potuto utilizzare una nuova crasi, infratettura, ruolo importante delle reti infrastrutturali nella costruzione del territorio ed un'architettura che si muove democraticamente dal basso, questo ci diceva. Ma c'è anche un ultimo aspetto che mi piace ricordare e termino veramente. Questo riferimento al passato a me sembra molto interessante perché guarda al territorio preistorico, guarda al paesaggio nuragico, guarda queste architetture che emergono nel territorio e probabilmente guarda a questa campagna, a questo suolo, e questo suolo che deve diventare una vera architettura, cioè deve svolgere un ruolo ecologico che gli compete come elemento naturale. La città è un insieme naturale e artificiale, per cui oggi ci troviamo di fronte a una urbanizzazione diffusa, per cui ritornano alla mente un altro personaggio importante, diciamo, della cultura zeviana, William Morris, che guarda al territorio, guarda la superficie terrestre e coglie l'insegnamento e il compito dell'architettura. Cosa deve fare l'architettura?
L'architettura rappresenta l'insieme delle modifiche e delle alterazioni operate sulla superficie terrestre in vista delle necessità umane. È situato il puro deserto. Oggi noi abbiamo modificato anche il deserto, quindi è questa superficie che è l'oggetto dell'architettura. Il suo compito, appunto, è preservare questa superficie che è naturale e artificiale insieme e farne un elemento, come dire, di sviluppo ma anche di equilibrio ambientale. Grazie. Bene. Grazie, professor Pavia. Mentre ci raggiunge la professoressa Guendalina Salimei al tavolo, abbiamo molto apprezzato la tua relazione. Una piccola puntualizzazione, soprattutto per i nostri studenti: siccome tu hai fatto vedere infrastrutture, hai fatto vedere anche lo studio Asse, vorrei sottolineare che Zevi amava non solo Musumeci e Nervi, ma amava molto Morandi. E ha scritto su Morandi ripetutamente, ha partecipato con Morandi allo studio Asse. Tutto questo è di estrema attualità oggi perché, come sapete, Morandi è il progettista del viadotto sul fiume Polcevera a Genova.